Il ritorno dell'acqua nel Naviglio Grande è completo, ma per i canali di irrigazione c'è ancora da attendere. Il consorzio del Villoresi ritarda l'immissione dell'acqua nei canali, mentre a partire dalla mattinata di lunedì l'acqua è stata immessa anche nel tratto del Naviglio da Abbiategrasso a Milano. Restano per ora fuori i vari canali che dal Naviglio portano l'acqua ai campi, una questione che da tempo contrappone il consorzio del Villoresi e i comitati agricoli, convinti che prima ancora di avere l'acqua per il irrigare a primavera inoltrata sia necessario averla ora per riempire le falde. Ma per il perdurare della carenza idrica il consorzio ha deciso di modificare il calendario delle asciutte già in vigore, posticipando il rientro dell'acqua nel canale Villoresi al 17 aprile, questo per favorire l'invaso dell'acqua nei laghi. Diversa la situazione del Naviglio Grande, che derivando da un canale industriale nella zona di Torbigo, una volta terminati i lavori di consolidamento delle sponde, ha potuto beneficiare delle acque utilizzate dalle centrali termoidroelettriche proprio come quella di Torbigo. Il Naviglio Grande e il Naviglio di Bereguardo infatti sono stati riaperti già la scorsa settimana, anche con l'obiettivo di iniziare a ricaricare proprio la falda. La regolazione è avvenuta all'alba dello scorso lunedì allo sbarramento di Torbigo e ha reso possibile l'alimentazione del primo tratto del canale, mentre ad Abbiategrasso era stata innalzata una sorta di diga per impedire all'acqua di arrivare subito fino a Milano, stessa cosa nel Naviglio di Bereguardo. Da queste ore invece l'acqua potrà arrivare fino al capoluogo, ma rimane ancora da capire quando effettivamente gli agricoltori avranno l'acqua disponibile per la stagione irrigua.